si creano, i cui consensi si creano prima, cioè gli amministratori delle città si trovano, i sindaci si incontrano, fanno una valutazione appunto politica sulla bontà dell'operazione stessa, parlano con i dirigenti in questo caso incaricati dei progetti industriali e creano il presupposto che questa cosa venga fatta, stante che ci sono delle precise indicazioni a farla, non che è una cosa by the way per cui qualcuno si sveglia e dice adesso cerchiamo di fare un sistema unico di distribuzione del. Se questa cosa non avviene, cioè se non c'è un capofila che invita nel suo ufficio le persone a discutere di questa cosa e convince anche quelli che sono magari meno inclini a dare un'indicazione a supporto, questa cosa non si fa, non si farà mai perché viene imposta da qualcuno, perché ci sarà sempre qualcun altro che dice non sono d'accordo nella misura in cui si può sfidare. Queste cose si fanno, e i grandi progetti, questo poteva essere un ottimo inizio, si fanno nella misura in cui vengono condivisi e politicamente le persone hanno trovato un accordo ancora prima di andare al tavolo, molto prima di andare al tavolo della firma, smarcando anche quelle che sono le criticità del progetto iniziale. Perché il fatto che sia stato, questo sia stato generato da una mano PD, non significa che sia né bello né brutto, significa che può essere modificato se non è più attuale, se non è completamente attuale.